a due ostaggi rispetto a, diciamo così, il suo intervento, soprattutto anche perché ci dà un'idea di questo fenomeno, il fenomeno dell'autismo, anche a livello della nostra provincia, della nostra azienda sanitaria. E poi questo è bravissimo. Grazie a Sergio Asini per questo invito e questa occasione che ha creato di poterci incontrare, perché questo è il tema dell'incontro, su un argomento e su delle situazioni che invece sembrano essere la negazione dell'incontro, quantomeno pongono degli ostacoli. Io devo fare subito una premessa: parlerò di sistemi di classificazione, parlerò di questioni apparentemente molto fredde, però la premessa è questa: tutti siamo uguali quanto a diritti, in particolare quanto al diritto alla salute, che è uno dei principali diritti, però tutti siamo diversi rispetto ai bisogni, e il modo peggiore di negare l'uguaglianza dei diritti è negare la diversità dei bisogni. Questi sistemi di classificazione, queste cose che diremo, hanno proprio lo scopo di cercare di approcciare in modo scientifico la diversità dei bisogni. Chi ha paura dello spettro dell'autismo? Sembra quasi chi ha paura del lupo cattivo. Cominciamo da questa coppia celebre nella storia dell'autismo, Plutarco, Vite parallele, ma questo veramente ci andrebbe costruito un romanzo sopra, tutte e due medici formatisi nell'Europa che è poi quella del Terzo Reich, ma nella scuola berlinesi, scuole di grande prestigio all'epoca. Leo Kanner però migra negli Stati Uniti e dal 1924 si trova a lavorare presso la John Hopkins di Baltimora e scopre un gruppo di ragazzini, 11 ne descrive, che sono un po' diversi dagli altri ragazzini con ritardo mentale. E lui usa questo termine autismo. Il termine era già stato usato da uno psichiatra svizzero che si chiama Eugen Bleuler nel 1908, se non ricordo male, per descrivere un sintomo della schizofrenia, che è il ritiro dal mondo. E Kanner lo utilizza per descrivere questa piccola popolazione di 11 soggetti che hanno delle caratteristiche particolari. Sono apparentemente felici di stare da soli, da cui il termine autismo, presi, intenti nelle loro occupazioni, che sono per esempio rimuginare un oggetto, e anche fortemente contrariati se distolti da queste occupazioni, quindi per esempio con crisi di collera, ossessionati dalla sameness, cioè la tendenza a mantenere costante l'ambiente, per cui possono avere una crisi di collera se l'operatore ha cambiato pettinatura, ha cambiato vestito. Sono assorbiti in comportamenti ripetitivi con oggetti, evitano lo sguardo, hanno un linguaggio particolare, o non hanno linguaggio per la verità, quindi sono averbali, oppure se hanno un linguaggio hanno un linguaggio gergofasico, oppure hanno quella che si chiama l'inversione pronominale, parlano di se stessi in terza persona, oppure hanno fenomeni strani come la ecolalia differita, perché magari con un linguaggio formalmente perfetto ripetono un qualcosa sentito in un colloquio, un dialogo per strada 3 giorni prima. E hanno anche isole di abilità, normalmente sono sul piano motorio abbastanza abili. Kanner pensò all'inizio che potesse trattarsi di un qualcosa di organico, poi riformulò il suo pensiero e pensò che qualcosa doveva essere dovuto a una distorsione precoce della relazione soprattutto con la madre, da lì poi il termine di madre frigorifero. Questo ha segnato la storia dell'autismo. E lui vedeva della media borghesia oppure l'alta borghesia,
Diversa la storia di Asperger, pediatra viennese, lui rimasto nell'ambiente viennese, descrive dei ragazzini per i quali usa il termine di psicopatia autistica, ma con caratteristiche un po' diverse, che hanno una mancanza di empatia, che hanno difficoltà a costruire relazioni amicali, che però sanno sostenere una conversazione, ma una conversazione un po' particolare, a senso unico, sono loro che raccontano una serie di cose, hanno anche obiettivamente in qualche caso delle notevoli competenze, perché su magari un singolo argomento, ma su quello sanno tutto. Ma Asperger rimane a Vienna, riportiamoci al clima del 1944 e poi del dopoguerra. Lui scrive in tedesco, i suoi lavori non li conosce nessuno, finché Lorna Wing e Uta Frith li traducono in inglese e li rendono disponibili alla più ampia comunità scientifica. Ecco, questi sono due autori, andrebbero conosciuti, riletti, e forse si potrebbe scrivere appunto un piccolo romanzo su queste vite parallele al modo di Plutarco. E passano 50 anni e nella classificazione dei disturbi mentali e comportamentali curata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, versione 10, decima revisione, vengono recepiti questi due disturbi insieme ad altri e vengono messi in un raggruppamento che si chiama disturbi pervasivi dello sviluppo. Che cosa hanno in comune questi disturbi pervasivi? Hanno la caratteristica di essere delle anomalie qualitative dell'interazione sociale reciproca, dei pattern di comunicazione, e c'è un repertorio di interessi e attività che è ristretto, stereotipato e ripetitivo. Pervasivi vuol dire che interessano a 360 gradi le varie aree dello sviluppo e si manifestano in tutti gli ambienti, al contrario dei disturbi focali, tipico per esempio la dislessia, disturbi specifici che interessano un'unica area. Per esempio la discalculia interessa solo il calcolo. E spesso c'è associato ritardo cognitivo. E ci possono essere condizioni mediche associate, come gli spasmi infantili, spesso dovuti alla sclerosi tuberosa, la rosolia congenita. L'ho messo in rosso perché? Perché la rosolia congenita, io mi ricordo quando 30 anni fa ho cominciato a lavorare, se ne vedevano molti di bambini con retinopatia, con sordità, con calcificazioni cerebrali, epilessia, ritardo mentale e autismo, da rosolia. Se adesso la rosolia non si vede quasi più, un motivo ci sarà, si chiama vaccino. Allora, i vaccini, se ne parla tanto in merito all'autismo, in ordine all'autismo, ricordiamoci anche che forse in qualche caso hanno fatto, hanno ridotto delle cause possibili di autismo. Eravamo diciamo nel 1994, quindi 50 anni dopo gli anni di pubblicazione dei lavori di Kanner e di Asperger. Nel 2013 negli Stati Uniti e nel 2014 in Italia viene pubblicato il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali curato dalla American Psychiatric Association, la quinta revisione. E qui ecco che compare la parola spettro. Spettro non vuol dire fantasma, non vuol dire qualcosa che deve fare paura, vuol dire semplicemente gamma, come c'è lo spettro nella luce, come quando la luce attraverso un prisma fa uno spettro di vari colori a seconda di come le varie lunghezze d'onda della luce vengono rifratte. Che vuol dire? Vuol dire che è un continuum, un singolo raggruppamento di situazioni che vanno da lievi al confine con la normalità, con le particolarità caratteriali che ciascuno può avere, fin verso situazioni certamente molto severe, in due domini, qui da tre domini si passa a due, la comunicazione sociale e i comportamenti ristretti, ripetitivi. Quindi ecco un'altra coppia importante nella storia dell'autismo. Si passa da un sistema con il ICD-10, che ricordo è quello che attualmente stiamo utilizzando nella regione Emilia-Romagna, ma anche in Piemonte, anche in Toscana,
da un sistema rigidamente categoriale, dove i disturbi sono incasellati con dei limiti ben precisi, con delle definizioni operative per cui o sei dentro o sei fuori, per cui i rossi, anche se hanno tonalità diverse, sono tutti rossi, il verde dal verde chiaro al verde olivo, tutti verdi, o sei dentro o sei fuori. Ha una situazione, quella del DSM-5, dove invece si va più per sfumature di colore, anche per tonalità varie, di varie gradazioni di grigio. E in più nel DSM-5 si aggiungono degli opportuni, mi viene da dire, specificatori. In relazione alla gravità del quadro clinico, vedete in questa tabella, io mi scuso per l'inglese ma non avevo la versione, almeno poi siamo sicuri che questa è quella originale, quella pubblicata, non ci sono problemi di traduzione. Allora, ci sono 3 livelli di gravità, sempre sulla base dei 2 domini della comunicazione sociale e dell'interesse ristretti e ripetitivi. E ricordo che qui a Modena di recente abbiamo fatto una ricognizione per vedere quanti possono essere i soggetti elegibili per il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. Sono 166 qui a Modena, quindi 166 situazioni di gravità che impegnano notevolmente le famiglie. E si aggiungono nel DSM-5 ulteriori specificatori, che sono la presenza o meno di disabilità intellettiva, quindi di ritardo mentale, di disturbi del linguaggio, la presenza di condizioni mediche associate o condizioni genetiche o ambientali, la presenza o meno di altri disturbi del neurosviluppo o altri disturbi mentali e comportamentali, subito dopo vedremo, o la catatonia. Il DSM-5 aggiunge rispetto all'ICD-10 degli altri passaggi, secondo me, molto importanti. Intanto mette l'accento sugli aspetti genetici, facendo rilevare che il tasso di concordanza nei gemelli monozigoti è fino al 90%, anzi, secondo alcuni lavori direi anche ben superiore. E quel 10% mi viene da dire che non sono concordanti, cioè io ho 2 gemelli monozigoti, uno autistico, l'altro no, ma l'altro avrà molto verosimilmente almeno un disturbo del neurosviluppo. E oggi siamo in grado di fare diagnosi di autismo, cioè nelle diagnosi di autismo di trovare l'eziopatogenesi con gli esami genetici solamente nel 15% dei casi. E quali sono queste diagnosi? Sono le cromosomopatie, la sindrome di Down, l'X fragile, sono le sindromi, quelle che vengono raccolte in quella pubblicazione che era biennale, si chiamava Victor McCusick, ma ora è online Mendelian Inheritance in Man, che si può trovare facilmente su ogni sito. Voi mettete su Google, andate facendo OMIM e trovate tutto l'elenco di queste malattie, oppure un orfanet, tutte risorse che ora sono facilmente accessibili e aperte mediante internet. E poi ci sono tutta una serie, una genetica nuova, che è quella delle copy number variant, che si studiano con metodi più moderni come il CGH Array, che ci consentono di trovare piccole mutazioni, delle quali poi è anche difficile dire se attribuire una responsabilità nell'autismo o no, perché pare che ognuno di noi abbia una 10 o 20 mutazioni di questo tipo, e quindi poi diventa difficile capire che ruolo possono avere nella genetica dell'autismo. In che modo poi la genetica influenza, determina le situazioni dello spettro autistico o anche gli altri disturbi del neurosviluppo? Oggigiorno è sotto la lente, insomma, sotto i proiettori, questo tema, quello del connettoma, cioè l'insieme delle complesse interrelazioni tra i vari neuroni, soprattutto nelle fasi precoci dello sviluppo. Noi sappiamo che nei primi mesi di vita e forse nell'ultima fase della gravidanza esiste tutto un lavoro di potatura delle numerosissime fibre che collegano un neurone all'altro, che costituiscono la sostanza bianca e che oggigiorno si possono studiare, come vedete in questa immagine, con le tecniche di risonanza magnetica dette di diffusion tensor, e che pensiamo abbiano un ruolo importante nella genesi dell'autismo.
In particolare i bambini autistici avrebbero un ritardo in questa risistemazione di questa complessa e fitta trama, che si traduce in un dato che era noto da tanto tempo a noi che facciamo il nostro mestiere, i neuropsichiatri: la circonferenza cranica di molti dei bimbi autistici è maggiore dei loro coetanei, per almeno i primi anni di vita, a riprova di questo rallentamento nella riorganizzazione della rete delle fibre nervose. Il DSM-5 propone anche tutta una serie di diagnosi differenziali, cioè attenzione, non fate diagnosi di autismo se siamo in questi ambiti, in particolare per esempio la sindrome di Rett. La sindrome di Rett, vi ricordate, è nell'ambito degli disturbi pervasivi dello sviluppo nell'ICD-10, invece è stata espunta nel DSM-5 perché se ne conosce ormai bene la genetica. È dovuto a una mutazione del gene MECP2 sul cromosoma X, si ritiene che sia letale allo stato omozigoto, quindi nei maschi, e le femmine affette hanno questa mutazione nel 90% dei casi, nell'altro 10% dei casi hanno un'altra mutazione sempre sul cromosoma X di un gene che si chiama CDKL5. Ormai sappiamo bene queste cose, anche molto di più. Non fate diagnosi di autismo se si tratta di un mutismo selettivo oppure di un disturbo del linguaggio, in particolare della pragmatica del linguaggio, cosa che mette a dura prova i nostri sistemi, quando i nostri test, quando arrivano bambini piccoli, perché è veramente molto difficile la diagnosi differenziale in questi ambiti. E attenzione ai casi in cui la disabilità intellettiva è da sola, senza disturbi dello spettro dell'autismo, a disturbi movimenti stereotipati, perché ci sono quei movimenti che abbiamo detto nei bambini autistici, gli interessi ristretti, ripetitivi, passano mezza giornata a giocare con un tappino, magari sapendolo far brillare su un improbabile centro di gravità, noi non ci riuscirebbe mai, loro sì. La DHD, la schizofrenia. La schizofrenia è un altro tema importante. A cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 il DSM ha gettato luce nel calderone delle psicosi precoci, distinguendo in modo molto chiaro l'autismo dai disturbi generalizzati dello sviluppo, si chiamavano allora, dalla schizofrenia, dai disturbi dello spettro schizofrenico e dalle forme precoci di schizofrenia, quelle che ora chiamiamo very early onset schizofrenia. Un'altra caratteristica su cui pone l'accento il DSM-5 è questa qui, quella della comorbidità. Circa il 70% degli individui con disturbi dello spettro autistico hanno un altro disturbo e il 40% ce n'ha due o più. E quali? Quelli per lo più sempre nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo, cioè la disabilità intellettiva, i disturbi del linguaggio, la DHD, i bambini motorino, le sindrome ipercinetiche, attention deficit hyperactivity disorder, e altri disturbi, quelli appunto della coordinazione motoria, oppure tutti questi che ho detto sono disturbi del neurosviluppo, oppure altri disturbi psichiatrici o comportamentali, per esempio l'ansia, gli attacchi di panico. Lì c'è un problema di mascheramento, perché chiaramente un bambino con un disturbo dello spettro autistico è difficile riconoscere se ha un attacco di panico, così come è difficile capire se è depresso. Però può essere, può avere un attacco di panico, può essere depresso, e questi sono problemi che si possono affrontare. Oltre all'epilessia di cui abbiamo già in parte detto, spesso i bambini autistici hanno disturbi del sonno, hanno problemi intestinali, di qui si è aperto tutto un filone di studio sul microbiota, sugli aspetti dell'immunologia legati al tratto intestinale. Hanno spesso comportamenti evitanti oppure restrittivi nell'assumere, sono molto selettivi rispetto a certi cibi. E qui vedete il panorama dei disturbi del neurosviluppo di cui abbiamo già detto, ma ve lo mostro invece in termini di epidemiologia. Questi sono tutti i casi registrati, sono oltre 50.000 l'anno e più di 10.000 li registriamo noi nella provincia di Modena, tutti i casi registrati nel sistema informatico regionale. Qui vedete nel rettangolo verde sono disturbi del neurosviluppo, provo con la freccetta a indicarveli, sono
la disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio, disturbi dell'apprendimento, vedete come sono quasi raddoppiati a partire dal 2010, da quando c'è la legge 170 sulla dislessia, e questi sono i disturbi dello spettro autistico. Che prevalenza hanno? Il DSM-5 ci dice che hanno l'1% di prevalenza nei bambini come negli adulti, e gli psichiatri dell'adulto invece sanno bene che nei loro servizi l'1% di sicuro non c'è. Noi abbiamo registrato in questi anni un progressivo aumento del numero di nuovi casi l'anno. Guardate, negli anni 80 erano 5, ora sono stati 50 in questi ultimi anni, e parallelamente la riduzione nell'età al momento del contatto, che ora sfiora i 20 mesi, quando negli anni 80 era qualcosa come 80 mesi. E qui vedete come a seguito di questo si è raddoppiato il numero dei bambini in carico a noi: 233 erano nel 2009 e 543 l'anno scorso. Bambini che per lo più ora hanno un'età intorno ai 5 anni. Nel momento che si è abbassata la diagnosi, l'età al momento della diagnosi è divaricata la forbice tra maschi e femmine. Perché? Perché le bambine, se non hanno una disabilità intellettiva grave, non hanno quei comportamenti ripetitivi che sono facilmente identificabili. C'è ancora qualche minuto? Sì. Perché questo aumento dell'autismo? Quando ho cominciato a lavorare uno su 5.000, uno su 10.000 casi, ora abbiamo detto uno su 100 e addirittura uno su 68 in California. Parallelamente a questo aumento c'è anche un aumento degli studi. C'è un'epidemia di autismo, come diceva von Bonn, che parlava di un 6 per 1000, quindi 0,6%. Abbiamo visto come ci sono degli aspetti legati al modificarsi dei criteri diagnostici che sono stati ampliati. Alcune leggi hanno sicuramente portato a un aumento dei casi di autismo per ottenere benefici di legge. Certamente c'è una maggior consapevolezza e, come abbiamo visto, che ha portato l'anno scorso da noi bambini a 20-22 mesi, prima dei 24 mesi in cui i pediatri somministrano la CHAT, che è la Checklist for Autism in Toddlers, nell'ambito del quarto bilancio di salute. Quindi arrivano prima le mamme, anche grazie a eventi come questo, grazie alla giornata per la consapevolezza dell'autismo, no? Il 2 aprile. È aumentata l'età dei genitori. Sapete che la sindrome di Down è più frequente, la prevalenza aumenta, l'incidenza aumenta in rapporto all'età materna, l'autismo aumenta anche in rapporto all'età paterna. Ma certamente ci sono altre cose. Quando la cicogna, invece che questo fantolino, porta dei fantolini di 400 grammi, di 23-24 settimane di età gestazionale, ci sono delle cose. A cavallo tra gli anni 90 e il 2000, che cos'è successo? Che la mortalità infantile nelle unità di terapia intensiva neonatali si è dimezzata, ma le paralisi cerebrali è raddoppiato. E guardate qui, quelli immunati di 23-27 settimane di età gestazionale hanno un rischio 80 volte superiore al nato a termine di sviluppare paralisi cerebrale infantile, 10 volte rispetto al termine di sviluppare ritardo mentale o disturbi dello spettro autistico. Altre due coppie celebri della storia dell'autismo, Kim Peek, ora lo riconoscete, sapete chi è, il vero Rain Man, che è morto qualche anno fa, nel 2009, all'età di 58 anni. Questo ve l'ho messo perché spesso l'autismo è noto per gli aspetti più sensazionali, il codice Mercury, tutta una serie di filmografie su questi aspetti, però la vita quotidiana delle famiglie è altra. Cosa si fa nell'autismo? E chiudo, ancora 3 o 4 diapositive, c'ho tempo? Riesco? Sì. No, perché ho paura che so che aveva premesso. Allora, intanto noi siamo nel quarantennale della legge 517-77, un anno prima della legge 180 di Basaglia. Credo che sia giusto ricordarlo. È stato l'inizio di questo modello italiano tuttora unico, salvo Malta e la Norvegia, forse nel panorama della stessa Unione Europea, di percorsi di inclusione scolastica. Ma inclusione è già una parola che significa che c'è un'esclusione. Allora, chiamiamola la scuola di tutti, percorsi dei bambini con disabilità nella scuola di tutti.
Poi naturalmente la legge 104 del 92 ha ulteriormente ribadito questo. Questo sistema ormai rodato da 40 anni, che vede un ingranaggio, no, che, in cui la famiglia lavora con la scuola, con gli enti locali, con la neuropsichiatria. Però ecco, se questo, il professor Vianello dell'ordinario di psicologia di Padova l'ha mostrato, che ha portato risultati apprezzabili nel ritardo mentale lieve e nei soggetti, lui studiava in particolare i soggetti con la sindrome di Down, ha portato dei risultati apprezzabili nell'autonomia personale e sociale di questi ragazzi quando hanno raggiunto una maggiore età, beh, per l'autismo il discorso cambia. Io credo che siano giunti e maturi i tempi per anche un discorso sereno che dica che se io prendo un bambino autistico e lo schiaffo nella scuola di tutti senza una mediazione fatta da personale formato, io non credo di fargli un bene, anzi mi verrebbe da dire che gli faccio un atto di violenza. Io sono molto forte nel dire questo, molto però insomma credo che questa cosa vada fatta. Cosa si fanno? Si fanno interventi cognitivo-comportamentali, noi abbiamo aperto diversi percorsi ABA, ormai ben noto a tutti, Applied Behavior Analysis, o meglio dovremmo dire ABA Oriented, perché noi dobbiamo coniugare questo sistema di origine anglosassone con questo modello italiano che abbiamo detto. Ultima diapositiva, allora chi è che ha paura dello spettro dell'autismo? Penultima. Le persone con autismo non hanno segni manifesti come bambini Down che si riconoscono e a volte hanno alcuni comportamenti che possono determinare negli interlocutori reazioni di timore, di allarme, incomprensioni, fraintendimenti, rischio poi di situazioni di blocco relazionale che si avvitano su se stesse e possono esacerbare comportamenti problema dei ragazzini autistici. E si può arrivare a situazioni critiche che possono assumere una certa intensità e portare a delle vere e proprie emergenze. Per questo abbiamo fatto la formazione per esempio con tutte le forze dell'ordine, perché l'anno scorso proprio con una partecipazione incredibile, non mi sarei mai aspettato, è stata una partecipazione capillare, proprio per essere in grado di riconoscere questi comportamenti. E questa è veramente l'ultima. Riassumendo, che cosa è successo in questi anni dalla descrizione del 44 e anche mi verrebbe da dire negli ultimi 30 anni, che insomma che sono quelli della carriera di alcuni di noi, almeno vedo alcuni colleghi come Ciro. Beh, abbiamo detto, la prevalenza si è passati da 1 su 5.000, 1 su 10.000 a 1 su 100. Le ipotesi eziopatogenetiche si è passati da ipotesi tutte di impronta psicodinamiche alle ipotesi neurobiologiche, il post-trascrittoma, il connettoma e tutte queste nuove cose con cui il proteoma, tutte queste nuove cose con cui ci dobbiamo confrontare. Nei trattamenti si è passata dalla terapia psicanalitica centrata sui genitori a interventi cognitivo-comportamentali centrati sul soggetto. Nel coinvolgimento della famiglia si è passati da si tiene fuori dalla stanza di terapia a la famiglia è protagonista degli interventi. Nella formulazione della diagnosi si è passati da diagnosi descrittive e discorsive, alcune erano dei piccoli pezzi letterari ai miei tempi, quando cominciò sembrava di essere una diagnosi che erano delle piccole perle di poesia, è peccato che poi nessuno ci c'era più verso di capirsi un con l'altro come si poteva, capite bene con uno studio farmacologico o anche uno studio longitudinale, non lo puoi fare con quei criteri lì. E oggi invece abbiamo a disposizione che sia l'ICD-10 o il DSM-5 dei criteri ben più rigorosi, chiaro che siamo nella psichiatria, non siamo nella genetica, nella matematica, però dei criteri più rigorosi che consentano anche un confronto tra i colleghi a livello internazionale. E abbiamo una comunicazione della diagnosi che una volta era tardiva, mi fu insegnato che sì, quello lì è autistico, vedi, ma non glielo dire alla famiglia, se proprio glielo devi dire, dillo più tardi che poi. Adesso la comunicazione, l'ho detto prima, si fa tra i 20 e i 22 mesi, gli interventi precoci cambiano le sorti dell'autismo, nessuno forse guarisce dall'autismo, è in discussione, ma certamente è diverso con un intervento precoce avere un bambino a verbale e un bambino che invece sa esprimere i propri bisogni.
E infine la collaborazione in rete, a parte il modello che è standard, quello lì, scuola, enti locali, famiglia, neuropsichiatria, oggi il coinvolgimento dell'associazione, beh qui è un esempio stamani, e il volontariato, la rete dei servizi, l'anno scorso ripeto le forze dell'ordine, è diventato un problema, se è un problema della comunità, perché ci sono disturbi del neurosviluppo che sono focali, limitati ad alcuni periodi della vita, ma questo, come la disabilità intellettiva, si estende per tutto l'arco della vita e quindi deve essere un qualcosa che interessa obbligatoriamente tutta la comunità, perché questi suoi membri hanno gli stessi diritti di tutti gli altri e la necessità di essere incontrati. Grazie. Grazie.